Vola sul letto bianco, vola, Cinzia, tu sei una gran Io non te porcona. consiglio di farlo, Non eh. è successo niente, Non te consiglio non di ero farlo. più, guarda, sì, perché uno per un attimo dice, ripensando, però c'avevo il codino, le cose, ok, ragazzi, andate a recuperare quel Mamma, e video, soprattutto la poltrona non era non era questa. questa, Non era boh, questa è questa. molto più sicura e non a caso c'è sto stemma. Bombe e attimi di panico, se chiamo quel video. Detto questo, ve l'ho portato nonostante non siano arrivati i mi piace. Motivo per cui vi chiediamo almeno 3.000 mi piace entro la mezzanotte. Se domani lo rivolete in un nuovo episodio di. Sputato ragazzino come al solito. Ragazzi Schifo. miei. Ci Che sono una marea schifo. di bombe di calciomercato. Il calciomercato in realtà sta andando in chiusura, Sì. ma potrebbe accadere l'impensabile. Sì. Uno a inizio stagione pensava, sarà un calciomercato, poi durante l'Europeo, che è proprio completamente morto, dice, mamma mia che palle sto Sì, dal calciomercato. E momento in cui viene Donnarumma, e l'Europeo, Messi, e Lukaku. Lukaku, e le nonne, e le zie, e Ronaldo. Ma ci arriviamo con calma. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Ci abbiamo anche un primo canale YouTube di calcio, penso lo conosciate. Un terzo canale YouTube non di calcio, trovate tutto in descrizione. Oppure cliccando qui. Cliccando qui. Detto questo, allora io partirei molto, molto Vai. pesante. Aspetta, sto cercando quella più moscia, giusto per partire Ah, ok, pesante. bene. Perotti potrebbe fare a breve le visite mediche col Genoa. Un ritorno. Sarebbe un ritorno clamoroso in Serie A per Perotti, che secondo me ancora può dire la differenza. Può fare la differenza, Può scusami. fare la differenza, tutto dipenderà dalla sua condizione fisica, che come sappiamo negli ultimi anni non è stata proprio eccellente. Io già mi vedo le triplette di Perotti contro la Roma. Dai, Lasciamo perdere, mi dai, do una grattata. va No, avanti. perché tanto è la storia della Roma, eh. Sì. Cioè, ogni volta, Lo e gli esordienti, sappiamo. e gli ex, avete rotto i coglioni, avete rotto i coglioni. Detto questo, il Torino punta forte un paio di giocatori per rinforzare il proprio reparto Sì. difensivo. Tra l'altro sai che Juric si è incazzato col Torino, gli ha detto mi è stato a pià per culo, non mi è stato a fare il calciomercato che ho richiesto, dove vogliamo andare? Ecco. Lo sappiamo, Juric, che poi è un tipo Fa abbastanza bene, ma fa umantino. bene essere così, non bisogna assecondare la società e farsi pià per culo. Se ti fanno una promessa, È la devi quella, mantenere. Perché certo. la faccia ce la mette l'allenatore. Becca, Bezzano e Vavro. Non è che sta a chiedere Sergio Ramos No, e no, Marquinhos. però sono investimenti che, specialmente Becao, credo l'Udinese non ti fa 3 spendere euro. poco. Insomma, dai, su, non credo. Qualche milionetto, 2-3 milioni, che te possono chiedere? Non lo so, vediamo. V 20. vediamo quali saranno le richieste dell'Udinese. Vabbè, comunque sia, potrebbero arrivare Bezzano e Vavro, sì, perché Vavro, capirà. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Andiamo avanti perché l'Udinese, ragazzi miei, si assicura un prospetto, secondo me, molto interessante. Sì. Difensore dell'Atletico Madrid, Noyen Perez, Esatto. secondo me, tanta, Tanta roba. tanta roba. C'è Tanta de roba. mezzo, secondo te, l'affare. Come L'affare cazzo si chiama? De Paul? Secondo me sì. No, no, non credo, non lo so, perché già da tempo si parlava di Perez fuori dall'Atletico, quindi non vorrei che si sia trovato poi l'accordo proprio con l'Udinese per farlo crescere. Lunidese. L'Udinese, bravo, Ok. sì, proprio Allora, la Sampdoria è su due calciatori per rinforzare i propri reparti. Uno è loro. Sepe e l'altro sarebbe un ritorno clamoroso in Serie A, Ljajić. Sarà contento degli Ilic Orossi? sarà contentissimo degli Orossi, sì, Degli Orossi, nuovo sicuramente. allenatore della Sampdoria. Si prevedono botte da orbi in Scintille. panchina, ragazzi miei. Esatto. No, comunque Ljajić, non lo so, ti dico la verità, l'ho perso tanto di vista. L'avevo anche un po' messo nel cassetto del dimenticatoio, non me lo ricordavo proprio, l'avevo completamente perso di vista. Staremo a vedere la Fiorentina, ragazzi miei, che puntava a Zappacosta, ma Zappacosta non arriverà perché sta pennata un'altra parte e mo ci arriviamo. Sta Sì? puntando fortemente Strygger Larsen, Che si ricollega sempre con l'Udinese. calciatore importante, secondo me, gran Secondo bel giocatore me, e calciatore importante, non giusto? parliamo di un'operazione di mercato economicamente parlando Non credo pesante, troppo troppo eh? No. dispendiosa, ma è un calciatore che rende, secondo me, quindi alla Fiorentina potrebbe fare molto bene. La Lazio, vi ripeto una cosa che già vi ho ripetuto in uno dei video precedenti, è su Basic e Basic. Kostic, Kostic quel che è Kostic. Basic, Basic si dice che
cioè siano 500.000 euro in ballo tra domanda e offerta, quindi è quasi chiusa, quindi, l'operazione. Diciamo che siamo lì. E Kostic ha un'espressa richiesta fatta da Maurizio Sarri, che chiede ulteriori rinforzi per rinforzare appunto gli esterni, sì, offensivi della Lazio. L'Atalanta ha ricevuto due no dalla Fiorentina per Amrabat. Hanno chiesto un prestito a 1,5 milioni, le nonne e le zie gli hanno detto: ma che vuoi tu? E Torsby, hanno offerto 7 milioni a Sampdoria, gli ha detto: ma che vuoi tu, voglio 280 milioni di euro. Gli ha fatto show. E quindi niente. Ragazzi miei, cari tifosi del Milan, ho parecchie bombette per voi. La prima ve la dico subito, è Pellegri. Pellegri praticamente è un nuovo calciatore del Milan, quindi sì, colpo in prospettiva per il Milan, che dice: abbiamo piato due vecchietti, prendiamo anche il giovincello, così se dovessero scocciare... Esatto. Cioè, mo guarda, se scoccia, certo, il giovincello e i vecchi... se fanno tutto il campionato, preparatevi. Esatto, potrebbe finire in questo modo. Certo che se Milan avesse trovato una via di mezzo un pochino meglio, tra il ventenne praticamente, il quarantenne, il 118enne, insomma, esatto, fa 25 e 25, vabbè, staremo va a vedere. Va bene anche così. Ovviamente siamo sarcastici. Ovviamente. Sar si avvicina sempre di più al Bologna. Difensore del Chelsea sarebbe un'operazione di mercato, secondo me, importante per, sì, il Bologna. Sarebbe molto, molto importante. Hanno capito quest'anno che la difesa c'è qualcosa che inquadra. Ma potrebbe... perché Cadernana e Cadrestina, manco... Cadernana. E casa Lernitana. Tutte le squadre finiscono buona. Romana. Pure noi ne avevamo 20. Allora. Non credo. Dice: rinforziamo il reparto. Abbiamo bisogno difensivo di un rinforzo, sicuramente. Sì, perché se no ne abbiamo 17. Se no, Mihajlovic is the new veramente Zeman. Se continuano così, vediamo. Basta fare un gol in più dell'avversario. Però Cadernana ne è andata così. No. Allora, Kimmich, notizia del calciomercato estero, però secondo me importante, rinnova col Bayern di Monaco fino al 2025. E beh, Kimmich comunque lo sappiamo che è un calciatore molto molto legato al Bayern Monaco, quindi rinnovo, non dico prevedibile, perché poi le sirene dall'estero sono sempre tante per calciatori di questo calibro, quindi Bayern Monaco che si assicura per altri 4 anni un punto di riferimento clamoroso. Atalanta, Zappa Costa, ragazzi miei, lo ha annunciato Gianluca Di Marzio. Esatto. Colpo secondo me importante. Coatebur si è fatto male. Garantisce secondo me un giusto rendimento su entrambe le fasce, sia a destra che ma a sinistra. Ma soprattutto quindi... poi l'Atalanta sti colpi li sa fare. Esatto. Se garantisce l'integrità fisica Zappa Costa e non si scoccia, è secondo me quest'anno fa veramente grandi cose. Vlahovic è ufficialmente fuori mercato e credo che a sto punto rinnoverà con la Fiorentina. Tanta roba. Pesante. Secondo me la Fiorentina punta a far crescere ulteriormente il valore del calciatore, e magari venderlo tra un anno, più probabilmente tra un anno, forse anche due, se riesce a trattenerlo e a fare una bella plusvalenza. Chi lo sa? Colpo in prospettiva per il Milan, che a tanti è sfuggito. Arriva Makengo a parametro zero, difensore classe 2004 del Nantes. Quindi 2004, insomma, è giovanissimo. Giovanissimo, ragazzi, però giovane. Staremo a vedere. Stiamo a fare vecchi. Quando vedo i 2004 e mi ricordo per il millesimo mio, dico: io sono rimasto a 18 anni, ma va bene così. Allora, dobbiamo parlare di Inter, dobbiamo parlare di Correa, dobbiamo parlare di Thuram. Thuram, 2 mesi fuori, Thuram ovviamente non è più l'obiettivo dell'Inter. Dagli obiettivi dell'Inter si accelera per Correa. Assolutamente sì. E c'è stato un avvicinamento anche economico alle richieste fatte da Lotito. Dare moneta e vedere cammello, ha detto Lotito. Come al solito. E l'Inter praticamente ballano 5 milioni tra la domanda e l'offerta, ma alla fine, ragazzi miei, probabilmente il prossimo attaccante dell'Inter, il prossimo rinforzo dell'Inter sarà proprio lui. Il Tucumán. La Lazio che perde Correa? Sì. In quel caso si sta parlando, secondo me, del calciatore importante. Parliamo di? Parliamo di Boga. E io mi auguro che non arrivi alla Lazio Boga, perché Cossari secondo me potrebbe fare veramente... Potrebbe essere un salto di qualità importantissimo quello di Boga. È forte, quello di Boga. Però quanto te chiede? Il Sassuolo non si fa pagare poco, però l'anno però scorso... è andato male, quindi prezzo un po' più basso, esatto, reinvestono. Potrebbe essere un giusto compromesso per la Lazio, perché non lo pagherebbe... Boga è più giovane di Correa. Mi sembra di sì. Guarda, c'ha 10 anni di più. Non lo so, non mi ricordo, devo dire la verità. Dobbiamo, però comunque... qua entra in gioco l'indovina l'età del calciatore che facciamo sul primo canale. Esatto. Vabbè. Però comunque sarebbe un colpo secondo me importante per la Lazio, sì, nel caso in cui dovesse prendere Boga. Scambio Lammers-Nandez, ragazzi. Nandez si è rotto il giocattolo col Cagliari e via dicendo, e probabilmente non resterà, non andrà all'Inter.
E sta prendendo piede questo scambio che sarebbe clamoroso. Ma tu te immagini Nandez all'Atalanta quanto potrebbe dare? E con l'Hummels Ma l'Atalanta non perderebbe tanto perché comunque là davanti stanno messi bene. guadagnerebbe il Genoa, però, secondo me. Sì, scusami, il Cagliari volevo dire con. Non so perché ho detto Genoa. Il Cagliari È perché guadagnerebbe. Nandez ormai è diventato un peso. Esatto, ma guadagnerebbe con l'Hummels. Sì, Perché secondo io cavolo. l'Hummels lo vedo. Secondo me è un Sì, calciatore molto, molto interessante. perché Nandez. Nandez è una certezza ormai. Che sì, rinnovo fumata grigio bianco, più verso il bianco, si va verso l'accordo definitivo. Definitivo. Ragazzi miei, se parte McKennie, che ha tantissima richiesta in Premier, la Juve, stava a dire la Lazio, è su due calciatori, uno dei due potrebbe arrivare per sostituirlo, Tchouaméni o Ndombele. Ndombele. Avevo sentito addirittura di uno scambio ipotetico tra McKennie e Ndombele, appunto, perché Paratici vorrebbe riportare McKennie a Londra. Vediamo. Beh, insomma, vediamo se sarà fattibile, ma è un pochino difficile come Ricordiamolo, operazione. McKennie in operazione dei Paratici, Esatto, appunto per questo. Fortemente però ho voluto capirlo, che lo aveva visto all'epoca i nonni e Certo, zie americani e via certo. dicendo. Assalto finale a Kylian Mbappé. Mbappé. Ragazzi miei, fate attenzione a Real Madrid e se effettivamente Mbappé ha detto al Paris Saint-Germain io non rinnovo, io capisco che 120, 130, 150 milioni di euro non fanno la differenza, cioè... Presidente del Paris Saint-Germain veramente è carta igienica per il presidente del Paris Saint-Germain, 150 milioni, quindi dice preferisco magari tenermelo sta stagione e provare a vincere la Champions e magari a convincerlo in extremis a rinnovare. Perderlo a zero, però eventualmente. Oppure, regà, potrebbe decidere, dice vabbè, i soldi sono soldi, facciamo così, vai via Vai. e me piglio Ronaldo e qui ci ricolleghiamo al Al discorso che è discorso. successo ieri, Ronaldo Juventus, me ne voglio annale, nonne, le zie, non so che fa, Allegri non mi vede, io non lo vedo, ci ha rotto i coglioni. Quello che potrebbe accadere è una partenza di Ronaldo in direzione Paris Saint-Germain e un Kylian Mbappé in direzione Real Madrid, oppure tutto Certo. resta così. Esatto, sono degli incastri un pochino difficili a pochi giorni dalla fine del mercato. Ma sto Milan che sta a Pepe Messias? Operazione di Sì. mercato furba, intelligente, non Sì. troppo costosa, e Non un troppo calciatore che costosa. su quella batteria della tre quarti, secondo me, può fare veramente Può cose fare la grandi. differenza. L'anno scorso col Crotone ha fatto una bella stagione in Serie A. Tanta roba. Potrebbe essere un buon, non voglio definirlo rincalzo perché forse lo sminuirei, andrei a sminuirlo un po', però ragazzi è un calciatore che può dire la sua anche nel Milan. Ecco, Ma Spalletti che chiama Pjanic? questa è una cosa che mi Ma preoccupa Spalletti... Allora, un ragazzi, pochino. riassumiamo rapidamente. La Juventus sembra che ormai sta a posto così, a meno che non cedano Ramsey e si libera di quei 7 milioni di euro di D'ingaggio. ingaggio annuale, cosa difficile, quindi la Juventus si chiama fuori, hanno preso Locatelli. Ma Pjanic, ragazzi, è un esubero per il Barcellona. Si è parlato di Fiorentina, ma sembra che la Fiorentina sta a posto così. Non parte nessuno a centrocampo, stanno a posto così. Spalletti dice, oh... Ce l'ho. Famo uno Una squillo. chiamatina gliela L'ho faccio, allenato certo. e via dicendo. Ragazzi, e Pjanic a Pjanic pur Napoli. de non restare a piedi, Pjanic pur de non restare un esubero per il Barcellona, farebbe una stagione, secondo me, in tribuna. Ci Mamma sta a mia. Io pensare. sinceramente. L'ingaggio però è pesante. È È quello pesantissimo. che non capisco. Però il Barcellona, da quello che ho capito io, è disposto pure a, pur de A pagare liberarsene. una parte dell'ingaggio, sì, questo già si Quindi... era paventata come ipotesi per il Il decreto Napoli. crescita funzionerebbe, Pjanic? No, perché è passato solo un anno. Guarda, ti dico la verità, non lo È so. passato solo un anno da quando se n'è andato dall'Italia. Mi pare che devono passare almeno 2 anni. Guarda, ti dico la verità, non lo so, non voglio dire cose che poi posso essere Esatto, smentito, però esatto. comunque nel caso in cui Napoli dovesse arrivare a Pjanic, ragazzi, sarebbe un colpo clamoroso. E il Milan sta chiudendo per Bakayoko. Lo ha confermato Gianluca Di Marzio, Per ragazzi il miei. ritorno. Pure questo è ancora. Guarda, il mercato del. Poi faremo il pagellone del mercato del Milan. Ma il Milan, se chiude queste ultime operazioni di mercato, ha fatto un mercato furbo, Importante. mirato. E comunque, secondo me, sotto un certo punto di vista economico, per i calciatori che ha preso e per i soldi che ha speso, non in totale. Sì. Però capisci bene che Giroud è quello e quella. Capito come l'ha plasmata la Ha squadra, fatto nonostante le un perdite? ragionamento fatto bene, Mirato, mirato, mirato. che gli può consentire anche quest'anno e soprattutto gli anni successivi di avere una squadra importante. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profilo social, ci siamo per tutti i video, 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 ci siamo per tutti i video,